Signore e signori, buonasera, benvenuti all'Elvia Regina, giornata di sole, un vento abbastanza freddo direi, però condizioni ideali per una partita di calcio, ed è oggi una partita di calcio molto importante, un appuntamento molto importante per la Maceratese che affronti il Chieti. Beh, nella Maceratese manca Perfetti, no, c'è Perfetti, quindi c'è un Perfetti da ambedue le parti. Attenzione, Marina ha perso la palla, già esposta, attenzione, è calcio piazzato di destro. Quando potevamo benissimo tenere il gioco. Oh, bella parata di Saitta su incrocio. Domenica scorsa, attenzione, D'Antoni ha tentato il pallonetto e ci prova Croce e ribatte a pugni uniti in calcio d'angolo Placidi. Cantiteatini, ecco il traversone. Ancora anticipa tutti, sì, abbia la maggiore. Sì, sì, eccolo! Rete! Rete, rete! Autorete, autorete. Autorete delle autogol, autogol. Sto in limite dell'area, dentro l'area. Rigore, calcio di rigore. Esposito. Para Saitta! Iniziato in questo momento il secondo tempo. Raffaele Marini a D'Antoni in mezzo e poi sbaglia col sinistro. No, non è possibile. De Grazia, buona palla per Ferri Marini tenta il pallonetto, però sono belle azioni della Maceratese. Ecco quello, fuori gioco, palla buona, però adesso è finita perché sulla sinistra è sempre lui, Giron salva sulla linea bianca, però la palla ancora è buona e c'è il pareggio. C'è il pareggio su una mischia. Ha segnato il numero Giron. Con un Fano che ha fallo, ha ammonito Couco, rosso. La botta a Bartolini, ma allora. E allora, scusa, dovrebbe essere anche rigore. Perché non è rigore? È rigore? Penso di sì. Coco. Ha sbagliato. Golfano. No. Purtroppo questa è la regola. Ha sbagliato Bartolini. Gol! Mi è sembrato gol. Francamente ho urlato al gol. Sul tiro di Croce, no, era solo un'impressione ottica. Il pareggio e in questo momento finisce la partita ed il pareggio di Giron al 18°. Grazie alla cortesia attenzione.